domanda terribile. Povero ragazzo. Ho fatto il prima possibile. Essere scomparso. Ucciso. Denisi in visita, niente di più. È vero quello che si dice. Sono tutti crudeli assassini. Dov'è Keenan? Mary Lloyd! Danza insieme a me! Hai visto Keenan? Il Mary Lloyd! Oh cielo, sei spaventoso! Cosa hai in programma dopo la festa? Sto cercando Keenan. Giusto, giusto. Sì, è nella chiesa. In realtà, visto che stai andando lì, questa cassa deve essergli recapitata. Di Ageba che ti mando io. Ma certo. E che aspetto Ageba? Ha una maschera da tasso come la mia. Verrà correndo quando ti vedrà. Buona fortuna e felice Samhain. Ageba sta aspettando questa consegna. È la mia occasione. Bene, devo... Ah, la cassa! Sì, sì, da questa parte. Per fortuna sei qui. Sara avrebbe dovuto consegnarla secoli fa.
di serpe. Eivor! Ti stai godendo i festeggiamenti? Ormai la commedia è finita. Tefter è in salvo e io so del tuo piano di sacrificarlo al tuo posto. Credi che voglia sfuggire alle fiamme? Io mi reco all'uomo di Vimini con gioia, ma non lascerò Gloucester nelle mani di quel fanatico cristiano. E quindi? Lascerai il tuo popolo senza guida e la chiesa pronta a scatenare il suo fuoco. Non resteranno senza una guida. Modron siederà sul trono cornuto. Stai dicendo che Modron mi ha mentito? Siamo riusciti a confonderti per bene, non è vero? È stata Modron ad architettare l'omicidio di Tefter, Eivor. Tutto per assumere il controllo del Gloucestershire. Come pensa di mantenere salda la presa, circondata da cristiani su ogni lato? Non c'era altro modo. Modron ha avuto una visione. Tefter circondato di fuoco e che dava alle fiamme tutto ciò che noi abbiamo creato insieme. Tutto ciò? Tu e Modron? Dunque, Gwenith? Un uomo deve lasciare in ordine la sua casa prima di avviarsi alla morte. Sistemare il nido per i piccoli. Il tuo grande piano non ha fatto che crollare a ogni passo. Lo so. Non avrei dovuto fare affidamento su Gwilym e la sua banda di idioti per uccidere un uomo. Tu e la strega. Era questo il piano. Manovrarmi come fossi un pupazzo per essere certi di assicurare un lascito a vostra figlia. Ho sempre desiderato Modron. Perciò, quando mi chiese di prender parte al rituale della fertilità, accettai subito. Dalla nostra unione nacque non solo Gwenith, ma un Gloucestershire unito. Una realtà che Tefter spazzerebbe via. Ed è questo il tuo errore, Kinnon. Tefter è un uomo nuovo ora. Persegue i tuoi stessi obiettivi. Tefter? Ma quel ragazzo ha la testa di un mulo. L'hai condotto alla ragione? Non solo io, ma anche la gentilezza dei banditi e dei britanni. Ha accolto sia Cristo che Carnunnos. Merda. Le profezie sono una strana cosa. Perché Tefter si ravvedesse, bastavano un rapimento e un danese risoluto. Eivor, Modron ha portato Tefter al suo tempio a Paslut. Se ti affretti, potresti riuscire a fermare la sua lama. Ho ancora molto da fare qui, altrimenti ti accompagnerei. Ora va! A meno che tu non voglia prima uccidermi. Non avresti dovuto metterti contro di me. Mostrami ciò che ci attende. Le guardie qui sono vigili. Vola, Sinin.
è scaduto! Ispeziona l'area, Sinin. Il canto è flebile, ma riconosco la voce di Modron. Momento, c'è qualcosa che non va.
nascita e morte, sangue e sudore. Riporta alla terra questo tuo servitore! Modron! Frena la lama o muori sotto la mia! Dovevo sapere che Kinon non avrebbe avuto il fegato di darti in pasto ai cani. È crudele chi lascerebbe morire il suo amante per le proprie colpe. È talmente poco ciò che puoi comprendere. Non importa. Lascia che ti illumini io con il furore degli dèi! Fallo dunque. Lascia il Gloucestershire nelle mani di quel cristiano. E per che cosa? La tua fama e qualche scambio commerciale? Dubiti che i tuoi dèi possano influenzare il giudizio di un uomo? Tefter ora non è più il fanatico che tu immagini. Gli uomini mentono per salvarsi la vita. Quando te ne andrai, mi ucciderà e brucerà la mia gente. Io lo so, l'ho visto. Chi non me ne ha parlato? Le Norne decidono il nostro fato. Ma senza il tuo piano, Tefter non avrebbe mutato opinione. Non ho rimpianti, allora. Ma ho visto qualcosa anche su di te. Un cammino tortuoso come il fiume Us. Le trame di una veggente piegano arti e parole. La profezia è un fiume e nessuno può opporsi alla sua presa. Cercava solo di proteggere la sua gente. Tuttavia, ha infamato il tuo nome. E ha infangato il suo onore e quello del suo popolo. Scelgo io il mio cammino. Mamma! Misericordia divina! Ma che stregoneria è accaduta qui? L'alta sacerdotessa voleva ucciderti. Cosa? In nome di Dio, io non le ho mai fatto nulla. Temendo che la Chiesa si sarebbe servita di te come arma, ha convinto Kinon a eliminarti. Kinon e Modron hanno cospirato per assassinarti. Sono morti entrambi per mano mia. Ogni vita persa è uno spreco. Il diavolo ci sussurra all'orecchio, ma noi dobbiamo ignorarlo. Modron ti ha visto in sogno eliminare i pagani. E Gwenid è la bastarda di Kinon, che voleva proteggere la sua stirpe. L'amore per un figlio è una virtù, ma l'ira è peccato. Come possono intrecciarsi insieme? Chiunque perde il senno se vede minacciato il suo lascito, che sia il nome, il regno o un figlio. E ora, che ne facciamo della bambina?
Mi assicurerò che non le manchi nulla. Non ha alcuna colpa. Ma io non mi unirò alla tua chiesa cristiana. Non dovrai farlo.